Eccoci qua, finalmente un nuovo mukbang o mukbang, come volete chiamarlo, ordinato da Gino e vi faccio vedere, ovviamente vi dico quello che ho preso, già non mi ricordo i nomi, mi ricordo solo che ho preso la frittatina, gusto parmigiana bianca e porchetta e il panino, vi dico anche il nome, io ovviamente sempre super impreparata, ma ti vuoi preparare? Gina la gallina si chiama, ovviamente all'interno c'è la cotoletta di pollo, se mi sbaglio all'interno della cotoletta c'è anche la sottiletta, poi c'è la provola, le patate e la maionese, con la maionese c'è il rosmarino. Cioè raga, comunque è più grande la mia faccia, assaggiamo. È buono, è enorme. Assaggiamo pure. Voglio assaggiare la frittatina, vi ho fatto già vedere il taglio. Wow, non mi sento della parmigiana bianca. Buona. Davvero. Vabbè, immagino Gino. Allora, mi faccio un sorsetto di Coca-Cola e poi inizio un attimo con le domande. Ovviamente Coca-Cola zero. Oddio mio, ho schizzato tutto. Più che una domanda, c'è una ragazza, ma no, quanta schifo ho fatto fare, che mi chiede proprio aiuto. E mi dispiace di non averla vista prima, anche perché solitamente quando mi faccio le domande poi non vado a guardare tra le tante cose il box e le domande, perché poi registro il mukbang e vi rispondo. Come sempre. Allora, io sento un macello. Sapete che sono così. Allora, prima di tutto vi mando un bacione a tutte e a tutti. Allora, soffro di DCA e vorrei andare da una nutrizionista, ma mio papà dice che ci vanno solo gli sportivi e non so come farglielo capire. Potresti parlarne così gli mostro? Grazie ancora. Wow. Allora, mi trovate un po' così perché vuol dire che questa persona sta vivendo veramente un brutto periodo. Ma la cosa che, cioè, è veramente speciale questa ragazza è che se ne è resa conto di star vivendo comunque un disturbo alimentare e chiede aiuto. E solitamente questa cosa non è proprio rara che accada che una persona che sta soffrendo di DCA vada vicino ad un parente o ad un'amica e dice ho bisogno di aiuto, quindi ho bisogno che mi porti da una nutrizionista. Una cosa che posso dire è che dalla nutrizionista o dal nutrizionista non ci vanno solo gli sportivi, assolutissimamente no, ma ci vanno tutti. E sua figlia che sta vivendo un disturbo alimentare, assolutamente bisogna portarla da una nutrizionista e comunque accompagnarla in questo percorso perché non sarà semplice. Quindi il mio consiglio è di prendere sua figlia, di ringraziarla perché comunque non è semplice esporre e dire papà, io soffro di un disturbo alimentare, ho bisogno che mi porti da una nutrizionista, quindi di prenderla, di dargli un abbraccio e di accompagnarla da una nutrizionista e di fare questo percorso insieme e di aiutarla, di stargli vicino, ma questo non significa però di assillarla tutti i giorni, ma di dire io ci sono, io sono qui, di farglielo capire. Quindi portatela da una nutrizionista. Mi sento molto così perché c'è tanto di cappello, perché mi stavo tagliando il panino ogni qualvolta devo fare un mac, ma mi devo stare sempre con l'ansia che si scarica e non avevo le pile cariche, ma speriamo che con questa durano. Ok, quindi veramente non è semplice.
Io vado avanti, altrimenti qua mi cade, mi scende anche la lacrimuccia, già lo so. E poi ovviamente fammi sapere, scrivimi in privato perché voglio sapere. Cioè, comunque è una bestia, vada qua. Guarda come spessa, pago 3. Forse quello che non amo è la salsina. Sapete che io non sono un amante dei sapori forti. No, vai. C'è anche mia sorella qui con me, eh? Dobbiamo fare anche il video con la sorellina, cioè Ginetta. Argomento di cui volevo parlare, niente di eclatante, e poi dopo continuare a rispondere alle vostre domande. Ho ricevuto un commento quando vi chiedevo: consigliatemi dei video da fare, questi video con una domanda così, oh. E ho ricevuto un commento, a parte mi chiedevate: Giulia, non velocizzare i video. Allora, per me non velocizzare i video è alquanto impossibile, anche perché i minutaggi dei video sono veramente tanto tanto lunghi. Ne parlo di alcuni video challenge semplici, parliamo di un'ora, un'ora e mezza. Quindi pensate un video senza tagliare, può essere registrato un'ora e mezza, ma senza tagli, oppure con alcuni tagli, ma senza velocizzare un video di un'ora. A parte che per caricarlo su YouTube ci vuole la mano di Dio. Però un video di un'ora, parliamoci chiaro, non se lo guarda nessuno, non se lo fila nessuno, io sono la prima. Ricevuto tipo pure, sapete che io vi leggo sempre: prova a cambiare location per i video. Sinceramente, no? Parliamo anche economicamente, non conviene fare comunque un cambio, specialmente un cambio in questa stanza che non ne vale veramente, non ne vale la pena, anche perché è una stanza fredda. Sinceramente, no. Spendere tanto soldi, quindi fare un investimento per una stanza così, sinceramente non ne vale la pena. Ma perché non ne vale la pena? Perché forse, non lo so, per fine anno, inizio anno nuovo, ci sarà un grande cambiamento nella mia vita e non solo. E quindi forse sicuramente cambierà, sicuro, la location, cambieranno tante cose. Quindi sinceramente adesso a fare un investimento così grande per una stanza così, che vi ripeto non ne vale neanche la pena, non conviene, anche perché spendere 100-200 euro per una stanza così, io preferisco quei soldi investirli nei contenuti video. Spesso mi poi, vabbè, quello è sempre lo stesso commento che lo sto stipulando, vari punti. Anche mangiare in un ristorante e fare il video. Allora, sinceramente, adesso per quello che stiamo vivendo, ovviamente tutti i tagli che vedrete perché si sono scaricate le pile, sto facendo veramente carica e metti, carica e metti, carica e metti. Comunque, sinceramente io per questo periodo che stiamo vivendo non mi sento neanche di andare, cioè ci vado pure in un ristorante, però mettermi lì a filmare, mangia, prendi la videocamera,
anche per un fattore estetico, scusatemi, igienico, non lo vedo tanto. Anche perché in un ristorante, per quanto ci può stare comunque la pulizia, tante cose, però io, a mio avviso, non mi sento neanche di godermelo quel pasto. Quindi sinceramente preferisco evitare. A parte che vi ho detto anche... che il mese di gennaio per me è stato molto un mese di transito. Diciamo che è stato un periodo morto, anche se sono usciti i video, però l'ho preso proprio come periodo di stallo. Anche perché ci sono in ballo tante cose, tanti, tanti, tanti cambiamenti. Vi sto registrando nuovi contenuti. Che forse li vedrete fine febbraio, inizio marzo. Sto progettando tanti video, tanti nuovi format per il mese di febbraio, però mi dovete dare giusto un paio di settimane di tempo, perché poi riparto a bomba, ma veramente a bomba, e voi mi dovete aiutare in tanti 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 video, quindi vi dico già questo. Anche perché io mi prefisso sempre, forse a molti non interessa, però io mi prefisso sempre un budget mensile, quello che voglio spendere per YouTube, perché veramente YouTube è un investimento. Quindi non è che la mattina mi sveglio e registro un video, cioè per registrare un video ci vuole comunque un investimento economico, bisogna comprare i prodotti, bisogna fare tante 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 cose, quindi mi devo prefissare per forza un budget mensilmente. Poi c'è stato un commento, ma non voglio prendere il telefono perché ho le mani sporche. Mi ha scritto, ma non vedi mai, adesso non ricordo bene, ma che senso era questo, ma non vedi mai tua sorella maggiore? Sì, non la mostro, anche perché sapete che io non condivido, ma non perché, cioè non c'è nessun motivo, oppure così, io non condivido la mia vita privata sui social, né su Giulia e né su Giulia. Non sono la persona che quando fai vlog c'è una persona in casa, allora la inquadra, tipo come mio padre, mia mamma, la mia prima sorella. Avete visto la mia seconda sorella, che sarebbe Antonella, perché abbiamo registrato insieme dei video, essendo che comunque lei studia, ha molto più tempo da dedicare anche ad un video, invece l'altra mia sorella comunque lavora. Quindi io la vedo tutti i giorni, anche perché non è sposata, quindi non convive, non è andata a vivere da sola, viviamo nella stessa casa, quindi io la vedo tutti i giorni. La vedo per forza, anche perché... lei è anche la proprietaria di Medjugorje, quindi... per forza la devo vedere tutti i giorni. Però ci sta chi dice non l'ho mai vista, forse non vive qua, lavora lontano, no, ragazzi, sta qua. Poi ci sta, a volte una persona è curiosa, fate bene a chiederlo, come mi chiedete spesso, Giulia, ma sei fidanzata? No, ma non sono fidanzata. Sono single.
anche il 20° San Valentino lo festeggerò da sola, da singola. No, io festeggio il 15. Guarda, mi chiedo, ma come mai non sei fidanzata? Guarda. Anche perché sto bene da sola, poi se dovesse arrivare con sistemato con una buona testa, allora sì. Ok, mangio pure la frittatina. Comunque, veramente il panino che ho mangiato l'ho già smaltito per le volte che mi sono alzata. Sì, cioè, veramente ci ho fatto un macello. Ovviamente, se avete ad altre, non ho risposto perché ho già risposto anche negli altri video. Quindi, non vorrei rispondere sempre alle stesse domande. Quindi, per qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa mi potete lasciare quelle domande qui sotto nei commenti, su Instagram, dove volete. Comunque ci hanno messo peparin, mamma mia, fortissima. Come sempre, la tradizione. Mi è uscita la G! Adoro! Ok, sono contenta, ragazzi, mi è uscita la G! Ok. Bevo. Io spero che questo MAC venga molto veloce, ma ne avevo bisogno di ordinare qualcosa da sporto. Quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!